L'umidità in casa crea molti problemi, con un trucco la elimini subito, ma devi fare molta attenzione a dove si annida, è dappertutto. Tra le tante incombenze casalinghe ci sono quelle che a volte non vengono prese in considerazione, ma che in realtà sono di grande importanza. Stiamo parlando della nemica della tua casa e della tua salute, l'umidità. Questa è fonte di malessere sotto più punti di vista, e se vuoi risolvere è necessario che tu agisca in un battibaleno, soprattutto tenendo conto che ti tratta di un trucco vantaggioso sotto più punti di vista. Fonte: Che donna e canda. Quali sono i maggiori danni causati dall'umidità? Da come si evince in foto, abbiamo una casa totalmente distrutta, che spreco! Il tuo tempio, la dimora che ti accoglie e ci vivi la tua quotidianità, può essere silenziosamente danneggiata in maniera anche irreversibile dall'umidità. Questa nemica di poche parole, non è subito evidente, infatti la metafora del silenzio è più che azzeccata, dato che alla volta ce ne si accorge quando ormai è decisamente troppo tardi. Tra le maggiori conseguenze c'è senza dubbio l'insorgere di muffe, le quali se vengono inalate sono fonte di malessere per l'organismo tuo e di chi vive con te. Sai che possono venire anche infezioni alle vie respiratorie, raffreddori, allergie e cefalea. Insomma, devi assolutamente conoscere questo trucco. L'altra conseguenza è vedere il muro deteriorarsi, come se avesse delle rughe. Le crepe non piacciono a nessuno. Il trucco che ti stiamo per rivelare è molto vantaggioso. Intanto è più che economico. Con questo non avrai bisogno di acquistare prodotti costosi o robe del genere. Inoltre, non è inquinante, quindi madre natura e il mondo a te circostante, ringrazia. Ecco come devi fare, segui i seguenti passaggi, e non avrai più alcun problema. Elimini l'umidità con un trucco pratico e veloce come ti abbiamo appena suggerito, è un rimedio molto utile, e facile da attuare. Non avrai bisogno di scomodare nessuno, e soprattutto è una garanzia. È efficace al 100%, inoltre non c'è bisogno di spendere nulla. La praticità è essenziale quando la vita è piena di incombenze e ricca di stress. Segui il nostro formidabile trucco, e vedrai che in tanti ti chiederanno come avrai fatto. Fonte: Canva. Un aspetto interessante che potrebbe tornarti utile se dovrai mai riprendere la vernice delle tue pareti, è quello di fare attenzione ai prodotti utilizzati. In commercio c'è di tutto e di più, prediligi sempre quelle che sono vernici ecosostenibili, e ne esistono persino alcune anti-muffa. L'umidità si crea soprattutto quando manca il ricircolo d'aria pulita in casa. Quindi, se stai cucinando, facendo il bagno, o chissà per quale motivo ti si appannano i vetri, a meno che non ci sia un nubifragio da finimondo, apri le finestre. Già con questo piccolo gesto salvi la situazione, e se lo unisci al trucco del giorno, non avrai più alcun problema con l'umidità. Acquista un prodotto che utilizzerai in mille altri modi, anche per il tuo benessere. Si tratta di un metodo giapponese, e sono protagoniste le foglie di tè verde. Con questo trucco elimini l'umidità in casa, ed è davvero garantito anche in termini di fatica. Ti basta prendere queste foglie, e spargerle in punti della casa che sono strategici e soggetti alla realizzazione di condenso. Vanno messe a volte in pezzi di garza, e se le metti negli armadi il risultato sarà ancora più impeccabile, anche perché non avrai nulla in mezzo ai piedi. Le foglie attirano l'umidità, e la assorbono meglio di una spugna. È un trucco più che facile, anche perché ti basta avvolgerle nella garza, metterle in dove preferisci, sai che puoi persino metterle in dentro un calzino spaiato. Ricorda però, c'è un dettaglio importantissimo che non deve venire meno. Le foglie di tè devono essere assolutamente asciutte. Prova ad essiccarle al sole, et voilà, non esiste miglior profumatore ed umidificatore per ambienti naturali.